Amici di Teleponte, buonasera, eccoci qui ancora un appuntamento con Fuori Campo per analizzare più nel dettaglio il campionato di seconda divisione. Il Teramo ieri ha vinto contro il Poggibonsi 2-1, parleremo del campionato di Serie D, la netta vittoria della Miternina contro il San Nicolò per 4-2, il Celano che esce sconfitto, insomma le abruzzesi un po' così così in Serie D. In Eccellenza invece le teramane non hanno vinto, nella migliore delle ipotesi hanno portato a casa un punto, come il Giulianova che ha pareggiato con un pareggio questa volta in casa contro il Vasto Marina. Faremo ovviamente l'excursus dei vari campionati con i nostri ospiti, che Federica, intanto buonasera. Buonasera. Adesso presenterai. Allora, iniziamo con Gustavo Bruno. Buonasera. Opinionista. Buonasera. Gaetano Fontana, allenatore. Buonasera. Guido Di Fabio, allenatore della Maceratese. Buonasera. E Enzo Di Dominicis, giornalista. Buonasera. Buonasera ai nostri ospiti. Ricordiamo che tra l'altro Guido Di Fabio è l'allenatore della formazione in vetta alla classifica la Maceratese assieme alla Vis Pesaro. Complimenti intanto, mister, grazie. Per questo risultato. Io prima ovviamente di fare un po' il punto della situazione con il servizio di Ania Cantagalli, vi diciamo che questo pomeriggio l'Aquila ha battuto in trasferta a Reggio Calabria la formazione dell'Interreggio per 4-2, però la parola subito a Gustavo Bruno, perché è stata comunque una domenica positiva per il Teramo e in generale per le abruzzesi. Bravo, esatto. In effetti, inserendo nel bilancio domenicale anche la vittoria dell'Aquila, credo che le abruzzesi stiano comportando molto molto bene. Quindi il Chieti sta su, il Teramo è lì, l'Aquila è tornato in zona playoff, la sta sfiorando. E quindi è stata una domenica particolarmente importante che fa ben sperare anche per i prossimi impegni. Però in specifico bisogna parlare del Teramo per obiettività, del famoso lato B. Il lato B che non è soltanto quando Celendano fece il ragazzo e aveva Gluck, il lato B era quella canzone meno importante del lato A. Il lato B è quello della fortuna che viaggia accanto ad ogni allenatore, ogni squadra, perché ti riduce l'avversario in 10 e va bene, fai la prima sostituzione, peschi il giallo e ti fai il gol, fai la seconda sostituzione meritatamente perché hai preso anche pari tre vesti e ti fa un altro gol, vuol dire che è stata una domenica nella quale certamente sei andato a cercarti la vittoria dopo aver sofferto il primo tempo e grazie a uno svarione difensivo hai permesso al Poggibonsi di passare in vantaggio, quindi è una domenica speciale sulla quale poi hai giustamente poggiato i mattoncini che ti hanno portato alla vittoria. Terza vittoria importante, consecutiva, una vittoria che ti fa star meglio anche a livello ambientale, ti fa preparare meglio la prossima gara anch'essa casalinga con col Pontedera, e qui a fianco ci sono due validi professionisti che sanno molto meglio di me, perché io non ho giocato, potevo fare solo la palla, che quando vinci giochi meglio, i carichi di lavoro si sopportano meglio e quindi si riesce, no, e si consolida anche la mentalità tecnica dell'allenatore, il quale dice, visto, ho azzeccato questa formazione, ho vinto, quindi andiamo a percorrere questo solco nella massima celerità e importanza. Che cosa voglio dire con il lato B? Che dopo, quando magari un giorno il lato B non ci dovesse assistere, ce lo dobbiamo ricordare, perché io sono sempre convinto che fra giornate positive e meno positive alla fine i conti tornano, quindi mettiamo punti nel granaio, non voliamo alto, dobbiamo volare molto molto bassi. E chiudo dicendo che Capuano è stato esonerato da Fondi, sì. Quindi sta a significare che due punti in sei partite, il bilancio è negativo. I tre punti di Fondi sono importantissimi, però abbiamo vinto contro nulla, perché se calcio allenatore ed ultimi in classifica vuol dire che qualche problema questa squadra ce l'abbia. Onore all'Aquila, 4-2, un risultato sonoro, Chieti imbattuti in casa, l'Aprilia che vola con Ferrari che è capocannoniere assoluto, e quindi questa fra due domeniche ci sarà proprio Aprilia Teramo che ci dovrà dire di che pasta siamo fatti, ma importa fino a un certo punto, perché o ad essere onesto l'obiettivo del Teramo è la salvezza, tutto quello che viene
credo che sia grasso che cola. Ve lo dice uno che è di grasso. È sempre ironico. Ti è piaciuto? Gustavo, Bruno. Federica, abbiamo ovviamente il numero a cui mandare i vostri sms, che noi ovviamente leggeremo nel corso della puntata. Avete ascoltato Gustavo Bruno, ha fatto in pratica un'analisi della giornata calcistica in seconda divisione, il girone B. Allora, noi riproponiamo subito il quadro dei risultati, aggiornato ovviamente con la vittoria dell'Aquila in trasferta al Granillo di Reggio Calabria. Eccoci qua e poi vedremo la classifica. Vai Federica. Aprilia Campobasso 1-0, Aversa Normanna Arzanese 1-1, Chieti Martina Franca 4-2, Foligno Borgo Abugiano 1-1, Melfi Gavorrano 1-1, Pontedera Fondi 1-0, Teramo Poggi Bonsi 2-1, Vigor Lamezia Salernitana 0-1, Interreggio L'Aquila 2-4. Allora, questa è la classifica aggiornata, eccoci qua. Sì, la classifica vede in vetta l'Aprilia con 16 punti. Pontedera 13, Chieti 12 punti, Martina Franca, Poggi Bonsi e Teramo 11 punti, L'Aquila 10, Arzanese e Salernitana 8 punti, Gavorrano 7, Aversa Normanna e Melfi 6 punti, Borgo Abugiano, Foligno, Vigor Lamezia 4, Campobasso, Interreggio 3 punti e infine Fondi con 2 punti. E volevo chiedere a mister Fontana, L'Aquila e Salernitana sono due grandi squadre allestite per vincere il campionato, soprattutto la Salernitana. Partono con un handicap perché questo inizio di campionato hanno visto le due formazioni, insomma, d'accordo, L'Aquila vincerà a Salerno, però poi L'Aquila ha inanellato una serie negativa anche in casa, però stanno recuperando terreno. Sì, la Salernitana ha cambiato allenatore e diciamo che i risultati nelle ultime partite sono anche venuti e premiando questa decisione della società. Sì, Perrone ha portato 7 punti in pratica. Sì, è evidente che c'erano dei problemi iniziali, però adesso si stanno rimettendo nella giusta via. Poi tra le altre cose devo dire che come in tutti i tornei i valori vengono sempre fuori. Credo che la Salernitana dirà la sua fino a fine campionato, anche perché dispone di un organico veramente importante. Sì, e di una società alle spalle che ha un suo valore, e quindi credo che insomma, il suo pubblico, quindi è una piazza importante, merita sicuramente altre categorie. E andare a giocare a Salerno tra un po' di tempo, quando comunque la classifica diventerà più consistente, sarà difficile per chiunque. Mister Guido Di Fabio, allora, tra poco, più tardi parleremo anche della Serie D, e lei comunque ha conosciuto i campi importanti in C2 e in C1, come è cambiato il calcio negli ultimi anni? Ad esempio la C2 non è più quella Serie C2, la seconda divisione ovviamente, non è più quella Serie C2 di un tempo, ma come diceva anche Gustavo Bruno in passato, ha un valore tecnico piuttosto blando, vediamo squadre allestite un po' all'ultimo momento, pare che il campionato di Serie D sia, insomma, proponga un livello tecnico più alto, maggiore. Ma questo non lo so, però sicuramente in questi ultimi anni queste categorie stanno cambiando per le relative difficoltà che incontra il paese, quindi di conseguenza anche le società sono costrette a risparmiare. E quindi si punta molto spesso sui giovani, e naturalmente lo spettacolo diventa non più di primo piano come magari lo era tanti anni fa. Tanti anni fa i ragazzi, periodi miei, di Gaetano, no? se eri bravo giocavi, se non eri bravo ti tagliavano subito, invece adesso ci si sforza a farli giocare anche quando purtroppo si vede che magari le qualità non sono anche. Perché nel nostro campionato in special modo ci sono 4 fuori quota obbligatori, quindi naturalmente tutte queste cose vanno a scapito dello spettacolo, però io penso che queste regole secondo me vanno cambiate, perché poi i giovani, se sono bravi, le società, gli allenatori hanno tutti gli interessi a farli giocare. Se sono imposti, anche perché sono una risorsa, certo, ma se sono imposti, metti l'esempio quest'anno, come è successo anche l'anno scorso, come succede sempre,
quelli del 92, che è l'ultimo anno di fuori quota, sì. L'anno prossimo non li vuole più nessuno. Sì, è chiaro. E quindi secondo me si fa più un danno ai ragazzi che un favore. Voi mister avete 92, 93, 94, 95? No, 92, 93, 94, però stiamo giocando anche con 95, 95. Perché il portiere, lei sì, diceva. Il portiere è un 95, bravo, molto però. Bravo, molto bravo. Enzo, allora tu hai vissuto gli anni d'oro del calcio professionistico o semiprofessionistico, mi riferisco alla vecchia C1, alla seconda divisione, hai seguito il Giulianova, continui a seguire il Giulianova anche in eccellenza e chiaramente hai la percezione di come si è cambiato il calcio in questi anni, in queste categorie. Ma è naturale che c'è una involuzione del livello tecnico e quindi lo spessore ne risente, però a mio parere darei la colpa un po' a chi tarda a riformare un po' questi... Magalli, questi l'amico giorni. Di Gustavo possiamo Bruno. Possiamo dire che insomma nel nome di la persona di Magalli che l'annuncia ogni anno invece poi la ritarda e qui ci sono delle colpe gravi perché poi ci ritroviamo in C1 e in C2 con delle società e con delle squadre che tecnicamente forse potrebbero militare tranquillamente in eccellenza. Insomma. Tra l'altro poi questa situazione determina anche il segno meno, spesso il segno meno in classifica, vero Gustavo? Beh, siamo soltanto all'inizio, ma quello che hanno detto gli intervenuti prima di me, gli interventi, io li sottoscrivo in pieno. Negli anni 70 Valeriano Ottino, che era un allenatore friulano, faceva il muro e faceva il pallone che pendeva per i colpi di testa. E il muro lo faceva di 20-30 minuti, c'era un certo Duilio Gorin, scuola Milan, faceva fare il muro, per dire perché si poteva correggere in quanto i fondamentali... Sì, cioè c'erano... palleggiare destra e sinistra bravo, con il muro. Sì, 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 oppure sì, i calci di rigore che si mettevano, dunque, gli ostacoli sì. Nei due angoli opposti della porta e dovevi fare il rigore... mandare la palla in questi spazi larghi, quant'è una staffetta, sarà un metro e qualcosa, sì, 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 ore e ore, ore e ore. Adesso invece deve giocare per forza, ma non sa calciare, è la yoga. E quindi ecco che viene fuori questa situazione così. Dicevi tu dei punti di penalizzazione, che saranno ancora più duri prossimamente, perché sì. Magalli ha detto sì, la riforma la facciamo, però basta con i campionati farsa, quindi non eliminiamo né retrocessioni né quant'altri giochetti, però saremo ancora più duri, quindi sarà uno sfracello, perché tu sai meglio di me che le fideiussioni ormai si vendono. Una volta sì, c'era sì. La pianeta, vi ricordate quando girava la zingara col pappagallino, sì, 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 che no. Tirava lo fuetto? Ma tu vai là, invece del foglietto, te la dà. Quante fideiussioni vuoi? Da 5, te la dà. A questo siamo. Quindi. Allora, tra poco ovviamente... anzi, vi devo dire che ho una lettera, un fax che è arrivato oggi pomeriggio, proprio alla mia attenzione, di Lanfranco Core. Leggeremo più tardi perché se la prende un po' anche con i tifosi del Teramo che disertano lo stadio. La commenteremo ovviamente con Gustavo. Però adesso Federica, si è raffreddata oggi, vero? Sì, però, scusate. Non ti preoccupare, è il momento di fare il punto sul campionato. Di seconda divisione con il servizio di Ania Cantagalli. La sesta giornata di campionato ha sorriso alle squadre abruzzesi. A completare l'opera è arrivata la vittoria dell'Aquila nel posticipo contro l'Interreggio, che rimane quindi in piena zona retrocessione, mentre la squadra di Graziani bissa il successo contro l'Arzanese. Il Chieti festeggia i 90 anni di storia del modo migliore dopo lo stop di Melfi. È una festa a cui non poteva mancare la firma di De Sousa, sempre più uomo simbolo dei neroverdi di De Padre. È una festa invece indigesta per il Martina Franca, che si vede così superato in classifica nonostante la rete dell'ex Teramo Gambino. Insomma, una domenica da ricordare per i tifosi neroverdi e per una società che sta dimostrando anche in questa stagione che il volare bassi ma essere contemporaneamente consapevoli della propria forza è la ricetta giusta per far bene nel calcio, senza essere sopra le righe, senza particolari proclami. Ma è stata una domenica da ricordare anche per i tifosi teramani, perché per la prima volta in stagione il Teramo abbina una vittoria, la terza consecutiva, al bel gioco. È vero, nella ripresa i biancorossi hanno giocato con l'uomo in più, così come a Fondi, ma nel primo tempo contro il Poggi Bonzi, a parità numerica in campo, la squadra di Cappellacci ha messo in mostra un buon possesso palla. A voler trovare il pelo nell'uovo, è anche vero che proprio nei primi 45 minuti di gioco, di occasione in area piccola, ce n'è stata solo una. Colpa di un Foglia ancora non in condizione e di un Bellucci che comunque lì davanti non è Bucchi. L'incrocio Abruzzo-Toscana proseguirà domenica prossima. Il Chieti affronterà in trasferta il Poggi Bonzi, il Teramo ospiterà il Pontedera.
Chi dovrà provare a dare una svolta al proprio campionato è il Campobasso. La sconfitta con la capolista Aprilia ci può stare, ma qualcosa deve cambiare perché i molisani sono in piena zona retrocessione e domenica anche loro saranno impegnati in Toscana contro il Gavorrano. La cura Perrone sembra invece giovare alla Serenitana. La prima vittoria in trasferta della stagione, secondo successo consecutivo, ha dato un nuovo volto alla classifica dei Granata, ma l'operazione rimonta non è ancora compiuta. Eccoci qua, torniamo in studio. Allora, mentre Sergio De Angelis e Giancarlo Rapagnà stanno caricando gli sms, io vi leggo questa lettera che è arrivata oggi pomeriggio, esattamente alle ore 17. E parla appunto, la firma è di Lanfranco Core. Voglio urlare il mio pratica disprezzo per quella gente che diserta lo stadio la domenica e che inventa le più ridicole scuse o giustificazioni. Con questi spettatori meritiamo solo la promozione, al massimo l'eccellenza. Teramani, non meritate niente, il basket è finito, adesso faremo finire anche il calcio e ci leveranno anche la provincia. Che popolo assurdo. La lettera, se possiamo, io ve la faccio vedere, ecco qui, perché non c'è nulla di inventato, la firma di Lanfranco, Lanfranco Core, e la voglio commentare un attimo con Gustavo Bruno, perché ieri ad esempio a Teramo c'erano allo stadio Piano Daccio 678 spettatori ufficiali, meno di 700 se consideriamo gli abbonamenti, i biglietti venduti e poi gli accrediti, insomma, per un campionato che comunque il Teramo sta disputando nel migliore dei modi, mi sembra davvero poca gente, Gustavo. Poi soprattutto in un impianto del genere si nota ancora di più, sì. Capito? Quindi dicevo nel fuori onda che sembra di essere ritornati negli ultimi anni dell'epoca della Buonanima di Malavolta, quando eravamo 400-500, non di più, ma abbiamo toccato anche cifre negative ancora più basse. Questo è un fenomeno su cui adesso bisognerebbe riflettere, ma se lo chiedi ti dicono che è colpa di Peroni, che non è la birra, Peroni è ufficio marketing. Quell'altro si difende, ma quindi qualche cosa sinceramente nella comunicazione è stato sbagliato, perché non è soltanto un episodio ma si ripete, ed è un peccato, perché al di là delle simpatie o antipatie, del baciare il Santarello o qualcos'altro, è sempre una matricola che sta facendo il suo onesto campionato in C2. Se poi qualcuno vuol leggere in queste cifre un segnale, beh, è liberissimo di farlo, perché ognuno poi interpreta l'arido linguaggio delle cifre non mente mai, quindi se qualcuno ci vuole leggere qualche altra cosa è liberissimo di farlo. Io non mi meraviglio, perché so che il palato del tifoso teramano è piuttosto raffinato, e quindi se sbagli l'ingresso è come se entri da Swarovski con gli stivali, fai una frega di danni. Mister Di Fabio, voi invece a Macerata state vivendo una situazione completamente diversa per quanto riguarda il pubblico. Il pubblico della Maceratese è un pubblico caldo, noi lo ricordiamo ai tempi della Serie C, un pubblico anche competente, sempre presente, incita la squadra, segue la squadra in trasferta. Si è ricreato il giusto entusiasmo dopo gli anni bui, perché ricordiamo che voi siete una matricola comunque. Sì, noi l'anno scorso, mi ricordo la presentazione del campionato di eccellenza, facemmo la presentazione in piazza, perché proprio perché la nostra presidentessa voleva provare a ricreare un po' di entusiasmo, farci vivere insieme alla città. Siamo andati a questa presentazione, ci saranno state 10 persone. Allora c'era qualche tifoso e parlando dicevano che loro ormai avevano perso la speranza negli ultimi anni di male gestione da parte delle società che l'avevano preceduta, e quindi io gli chiesi solamente: guarda, veniteci a vedere anche per una semplice curiosità, noi quello che possiamo promettere è tanto impegno, tanta voglia di fare. La dottoressa si è impegnata personalmente per cercare di portare il calcio a Macerata a certi livelli, quindi, e sono venuti pian piano e sono incuriositi. Abbiamo fatto bene, abbiamo vinto il campionato scorso e già l'anno scorso questo entusiasmo si era rivisto. Quest'anno poi, con la partita con la Civitanovese, addirittura sono stati 4.500 persone per una partita di Serie D, penso. Gustavo, neppure in prima divisione si fanno 4.500 persone. E si prevede che domenica prossima la San Mettese è un pubblico ancora più numeroso, quindi
queste sono delle soddisfazioni che sia la società, che, ma anche gli stessi giocatori, giocare in un clima del genere, un ambiente del genere, sicuramente li fa sentire calciatori veri, e a parte dilettantismo magari... Poi una spinta in più anche, certo, a giocare con il pubblico, cosa che invece non sta accadendo, Enzo, a Giulianova, nonostante il campionato di eccellenza, il pubblico è tornato, diciamo, non come un tempo, però si sfiorano le 1000 unità, le 1000 presenze allo stadio Fadini, però la squadra, insomma, sembra giocare quasi spaventata dinanzi a questo pubblico. Ma sì, perché questo pubblico non c'era negli anni scorsi, soprattutto negli ultimi due anni. Soprattutto negli ultimi due anni, io direi che quello che sta avvenendo a Giulianova deve essere supportato dalla squadra, sì. Sta sopportando abbastanza il pubblico di Giulianova, sta aspettando abbastanza, sta temporeggiando, e il pubblico direi che finora sta reagendo e sta dando un segnale di tolleranza buono. Chissà quanto durerà, perché di fronte a questi risultati, e soprattutto ultimamente c'è un'involuzione sia di risultati che di gioco, per cui il pubblico inizia a risentire di questa involuzione della squadra. Inizia a mugugnare. Bene, torneremo ovviamente più tardi a parlare di Serie D e di eccellenza, però adesso ci leggiamo alcuni sms, ne stanno arrivando davvero tanti. Vai Federica. Forza Giglia, sempre. Sempre, sì, forza Giulianova, quindi si incita la squadra giallorossa. Andiamo avanti. 3 partite, 9 punti, 10 gol fatti, 3 subiti. Il Chieti vola con Matteo Falzon, il portafortuna neroverde. Grande Matteo, Antonio Di Roseto, cuore neroverde. Quindi sì, perché Matteo è il nostro inviato, Gustavo, a seguire il Chieti, insomma, è diventato il beniamino. Ma guarda che a Chieti, dai tempi lontani, c'è sempre stato un po' di teramanità. Rodomonte è stato giù. Ma anche adesso, C'è Luciano Giampaolo, esatto, che è di qua, a 100 metri. C'è Pepe anche, c'è, il giocatore. Quindi, voglio dire, la teramanità sta ovunque, quindi fa ancora più piacere per Matteo che... si è ritagliato questo spazio in un campo importante, una città importante, che sta facendo bene, imbattuta in casa. Sì, sì, è vero. Poi tra l'altro c'è meglio, insomma, no? De Sosa che segna dinanzi al proprio pubblico. La fortuna di prima, no? Era finita, sì, ripescato. Sì. Ripescato dopo due stagioni, era fermo per un problema, però, un infortunio, un, ce la fanno, un problema ce serio. La fanno. Eccolo qua. Ancora sms, andiamo avanti. Con 3 pali presi, noi fortunati. Gustavo, che ti stai a inventare? Poca serenità. Eh sì, vabbè. Andiamo avanti. Lexotan. Ancora sms. Nonostante il tifo ci divida, ti stiamo seguendo. Sempre da Teramo devi passare. Un saluto caro Enzo, Gabriele Sturba. Enzo. Eh sì, ho diversi amici, insomma, sì, tra i teramani. Comunque ti hanno identificato come, insomma... un tempo eri la voce del Giulianova, facevi le telecroniche del Giulianova. Sì, è chiaro. Se lo ricordano bene. Sì, allora, sì, andiamo avanti, ancora sms. Ieri 3 pali e 4 occasioni nitide. Dire che giocare con un uomo spieghi il dominio non è onesto. Il Poggi Bonzi, se avesse portato via un punto, avrebbe compiuto una rapina a mano armata. Sinceramente, come può il signor Gustavo Bruno, dopo un assedio come quello del Teramo di ieri, parlare di fortuna? Antonio. Fortuna nei due episodi, ma ho anche detto che la vittoria se l'è cercata, perché ha preso pali e traverse, però quante volte accadrà ancora che fai due cambi e i due che entrano ti fanno due gol? Se questa non è fortuna, caro Tonino, spiegami tu che cos'è. Ma ci sta, per carità, ci sta. Volevo evidenziare questo aspetto, cioè tu hai fatto un'analisi secondo me perfetta della partita, hai evidenziato ce l'avete, il lato B, certo, ci abbiamo il 777, ce l'avete, il 777. Perché traduce in simultanea, no, c'è stata metta. Però si cerca di prendere sempre l'aspetto, sì, un po' più, perché, negativo della, del commento. Quando uno ha l'onestà intellettuale e dice quello che pensa, ecco che succede, capito? Allora qui ci sono i vecchi tromboni, quelli pagati, no? Che dicono che va tutto bene. Poi una volta che uno dice la verità, ecco i risultati. Poi alla fine io vinco sempre alla distanza, però mi sono stufato. È successo con Malavolta, è successo con Cerulli, risuccederà con me, mi sono stufato, mi arrendo. Sì, ma è bravo Roberto. Bravo. Due cambi, due gol. Infatti mi sembra che si sia espresso Roberto Cappellacci. Che del lato B non ha detto proprio così, ma ha detto proprio... Lui ha detto... avalla quello che dice sì, Gustavo. Sì, avalla quello che dice Gustavo, perché nell'intervista dice abbiamo fatto 2 euro gol, ce li prendiamo perché chissà quando ricapiterà. Bravo. Insomma, poi è stato onesto poi alla fine. Ma chi ci sta mica
ribadito che è assolutamente meritato, come ha detto Gustavo in maniera diplomatica, ma lo ha affermato. Abbiamo ancora degli sms da leggere. Cappellacci è fortunato, ha vinto quando erano 11 contro 10 e ha messo due giocatori che si muovono. Il primo tempo abbiamo giocato contro i mediani, squadra statica. Questa è l'analisi di un tifoso, Gustavo. Io nel primo tempo ho visto che Poggi Bonzi giostrava leggermente meglio di noi. Abbiamo fatto il solito errore difensivo e quel signore lì ha fatto un eurogol, perché insomma dai limiti dell'area grande mi sembra che gli erano la staffilata. E quindi dopo 10 minuti successivi abbiamo avuto qualche problemino. Però è chiaro che poi nel corso della partita le cose cambiano, perché dopo, nella ripresa, dopo 7 minuti, ti calciano un calciatore che giustamente doveva essere espulso, perché anche il fallo se l'allenatore Poggi Bonzi diceva esagerato, però l'assistente che stava proprio sotto a me ha sbandierato e ha visto che il fallo c'era stato. L'arbitro, mo ci risiamo, se le terne sono sempre le stesse, l'arbitro dice prima di scendere in campo mi fido di voi, se le terne cambiano c'è sempre quello che dice. Vi ricordate che il selezionatore d'Abruzzo in una famosa partita disse no 40 centimetri a Renato. Ho visto io. Però Pasquale Rodomonti. Ho visto io. Pasquale Rodomonti, partita Empoli-Juventus. Bravo. Era entrato. Peruzzi mi se leva la bandiera, ho visto io. Sì, ricordiamo bene quell'episodio. Selezionatore, grande. Pallone, un grande pallone. Allora, ancora SMS. È un grande. Sono molto sorpreso dalle esternazioni di Gustavo Bruno in merito alla Tobi. Non credo ci sia una squadra che vinca senza un pizzico di fortuna. Essa è fondamentale anche nella vita di tutti i giorni, credo. Credo invece che sia molto più opportuno gioire e complimentarsi con squadra, tecnico e calciatori e non essere sempre pessimisti e critici anche quando non è necessario. Grande Teramo, grande Cappellacci, the best. Grazie Presidente. Però io voglio spezzare una lancia in favore di Gustavo, perché Gustavo ha fatto un'analisi secondo me perfetta, ha parlato sì di fortuna ma ha riconosciuto anche i meriti del Teramo a proposito della vittoria, i meriti di Cappellacci, non mi è sembrato affatto pessimista, ha detto solamente che poi alla fine probabilmente tra l'avere e il dare tutto si rimette a pari. Questo. Il succo è questo, perché poi alla fine i campionati qui sono due allenatori che ripeto, insomma, ne hanno macinato. Forse Gaetano Fontana è ancora in credito l'anno scorso con la Sant'Egidiese. Sto aspettando il lato B. Abbi fede, arriverà. Tempo allora, ancora SMS. Mister Di Fabio, ma Orta, come mai l'ha fatto fuori? Possibile che non trovi posto? E Marco Bucci? Mister. No, l'hanno fatto fuori, assolutamente. L'allenatore non fa mai fuori i giocatori. Mario, è un problema di under, dobbiamo dirlo. Però. No, Mario ha la mia grandissima stima, con lui ho un rapporto eccezionale, è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere come serietà, come impegno nell'allenamento, però purtroppo in questo momento con il discorso di fuori quota sono obbligato a fare un certo tipo di formazione, però nella mia mente c'è l'intenzione di schierarlo insieme a Melchiorri, quindi speriamo di recuperare un po' tutti quanti e strada facendo sono convinto che Mario troverà il suo spazio. Per possiamo riguarda... dire che il Giulianova le aveva chiesto Mario Orta e invece lei ha detto no, Orta resta qui perché crede. Sì, no, è vero, perché io ho una grandissima stima di Mario sia come uomo che come calciatore, quindi mi chiedevano anche di Marco Bucci. Sì. Che è un giocatore, un ragazzo che ho con me di 38 anni ed è uno spettacolo, io mi rivedo moltissimo in lui, ho giocato fino a 39 anni tra i professionisti, fino a 43 i dilettanti e sono convinto che lui mi supererà perché ha una voglia più di un ragazzino. Possiamo dire che è il suo braccio destro? Sì, è una persona che ogni allenatore anche qui vorrebbe avere all'interno dello spogliatoio, perché un po' come tante volte, all'Inter. Certo, tante volte non c'è bisogno neanche di intervenire, i problemi te li risolve da lui da solo dentro gli spogliatoi, quindi in questo momento non sta trovando spazio dall'inizio pure lui, però anche lui sono convinto che darà una mano a questa maceratese. Ancora SMS, leggiamoli con la nostra Federica. Un attimo di pazienza, anche perché i nostri tecnici, ringraziamo come sempre Sergio De Angelis e Giancarlo Rapagnà, questa sera in regia. Eccoli qua. L'appello ai tifosi di tornare in massa, io lo lancio pure io, ma la storia del tifo dice che con i numeri che noi a Teramo non prendiamo lezioni da nessuno, Antonio.
non credo che Lanfranco volesse dare una lezione, era semplicemente un appello, perché in effetti vedere questo stadio, che già è immenso, Gustavo, è dispersivo, insomma, vedere 700 persone allo stadio mi sembra davvero un po' poco. Però ci dobbiamo fermare, abbiamo il secondo impegno pubblicitario, tra poco torneremo, parleremo del campionato di Serie D, parleremo anche con mister Gaetano Fontana, che la Serie D l'anno scorso l'ha vissuta con la Sant'Egidiese, ma appunto è mancato il famoso lato B. A tra poco. Allora, andiamo un po' di fretta, vediamo subito il quadro del prossimo turno del campionato di seconda divisione, girone B, che presenta appunto gare interessanti, a cominciare proprio dalla sfida del Teramo in casa contro il Pontedera. Possiamo definirlo il big match della giornata, perché vincendo il Teramo avanzerebbe ulteriormente in classifica. Federica. Arzanese Interreggio, Aversa Normanna, Vigor Lamezia, Fondi Aprilia, Gavorrano Campobasso, L'Aquila Foligno, Martina Franca Melfi, Poggi Bonsi Chieti, Salernitana Borgo Abugiano, Teramo Pontedera. Allora, lasciamo il quadro. Ammesso e non concesso che l'Aquila e la Salernitana facciano bottino pieno, anche perché affronteranno delle squadre in difficoltà, soprattutto il Borgo Abugiano, che non mi sembra essere uno squadrone, però proprio le abruzzesi, Chieti e Teramo avranno gli scontri più importanti, vero Gustavo? Perché il Chieti rende visita a Poggi Bonsi, esatto, mentre il Teramo riceve il Pontedera. Esatto, insomma si parlerà toscano, perché il Poggi Bonsi certamente avrà il dente avvelenato per la prima sconfitta subita qui a Teramo. Il Pontedera è la seconda forza del girone, quindi ha vinto 1-0 proprio col Fondi, e quindi ci sarà una partita da seguire con attenzione. Certo, le statistiche dicono che due gare casalinghe difficilmente si riescono a vincere, però io credo che se questa squadra, mi è piaciuta la frase che ha detto il direttore sportivo di Giuseppe, una vittoria che fa aumentare la stima in noi stessi. Quindi se questa squadra si rende conto che ce la può fare contro tutti e affronta col piglio giusto, cercando di commettere un errore in meno, soprattutto in difesa, contro una signora avversaria che è il Pontedera, penso che nessun risultato possa essere precluso. Esatto, precluso. In ogni caso, dopo aver provato a vincere e arrivati al 99esimo 0-0, io il punto me lo prenderei, perché intanto muovo la classifica. Sì, poi, ma anche perché poi si affronta la seconda forza del campionato, la vice capolista, non senza dimenticare che poi va alla Aprilia. Certamente si gioca una partita per volta, però è anche importante vedere oltre il prossimo avversario che cosa c'hai, quindi insomma è una gara da affrontare con la giusta concentrazione, aspettando che Bucchi ricominci prima o poi, che l'oggetto misterioso Berardino, che almeno in questo inizio di stagione, ma il suo valore è sotto gli occhi di tutti, possa finalmente ricominciare lentamente, se è vero come è vero, dopo questo pulizia del menisco che dovrà fare. Quindi insomma abbiamo altri due arcieri da utilizzare in un momento cruciale del campionato. Avanti così, perché se si continua col lato B, io penso che anche col Pontedera si possa fare il risultato. Poi si vedrà, insomma, che adesso uno ci metta la faccia e dice il pronostico adesso, però è soltanto lunedì, quindi in 6 giorni, 5 giorni può accadere di tutto e l'esatto contrario. Gustavo, può essere anche questo momento positivo del Teramo una sorta di rivincita di Marcello Di Giuseppe, che era finito sui bracieri ardenti per una campagna acquisti contestata, se vogliamo, criticata? Criticata dallo stesso suo datore di lavoro, che aveva detto se ricominciassi da capo non rifarei certe cose, gli errori sono stati fatti, però tutta gente onesta, come se qualcuno avesse parlato di disonestà, quindi se fa tutto da solo, no? Padrone sotto, combare, caro combare, caro combare. E quindi adesso non è una rivincita. Di Giuseppe, volendo, potrebbe parlare giorni di questa sua avventura a Teramo, una città che lui conosce, c'è stato da Sant'Egidio, venne qui col Bomber, calciatore ai tempi di Cerulli, con i suoi tuffi in aria, con Ammazzarosso allenatore, ci fregò un derby all'ultimo minuto sul calcio di rigore, da lui stesso provocato, e il Teramo se lo comprò, disse questo è bravo, e diventò cannoniere per un paio di stagioni. Doveva venire nell'anno della lunga trattativa, insieme a un industriale di Roma, Proietti, doveva essere lui quello che avrebbe dovuto ricostruire. È arrivato in una situazione diversa, e quindi
più che ripen soddisfazioni, sta probabilmente raccogliendo per quello che ha seminato. È un grosso seminatore. Una volta c'è il seminatore d'oro, no, per questi... Nicola Tribuiani, bra, uno di quelli che ha vinto. Quindi onore a Di Giuseppe, che ha lavorato e soprattutto in silenzio ha ingoiato una frega di rospia male, ma che ci vuole? Ci vuole pasticche. Ci vuole pasticche. Allora, apriamo adesso la parentesi dedicata al campionato di Serie D. Come dicevamo, una maceratese che viaggia in vetta alla classifica con un'altra marchigiana, la Vis Pesaro. Allora noi diamo subito lettura dei risultati maturati ieri con la nostra Federica. Vai Federica. Amiternina San Nicolò 4-2, Città di Marino Jesina 0-1, Civitanovese Ancona 0-0, Fideno Limpiagnonese 2-4, Isernia Renato Curi Angolana 4-1, Recanatese San Cesareo 1-3, San Benedettese Astrea 3-2, Termoli Maceratese 1-1, Vis Pesaro Celano Marsica 1-0. La classifica, come dicevamo, vede due squadre in vetta, ma è una classifica assolutamente corta. Vai Federica. Maceratese Vis Pesaro con 13 punti, Ancona Olimpia Agnonese 12, Astrea San Benedettese San Cesareo 11 punti, Jesina 10, Amiternina 8 punti, Renato Curi Angolana, Isernia, Recanatese, Termoli, San Nicolò, Termoli con 6 punti, San Nicolò 5 punti, Civitanovese Fidene 4, Celano Marsica 3 e infine Città di Marino con un punto. Voglio coinvolgere mister Fontana perché lui questo campionato lo scorso anno lo ha vissuto sino a, alla fine, quasi alla fine, con la Sant'Egidiese, una Sant'Egidiese, voglio ricordare, anche molto sfortunata, avrebbe meritato una salvezza ampia, in realtà poi è retrocessa perdendo il play-out contro la Renato Curi Angolana. La salvezza andò alla Tessa Val di Sangro, che peraltro non figura più perché... si salvò all'ultima giornata la Tessa Val di Sangro perché poi insomma la società non è stata iscritta. Come sta vivendo questo momento, mister? Lontano dai campi? Sicuramente non bello, perché per chi è abituato ad alimentarsi attraverso il lavoro, attraverso l'odore anche dell'erba, quella del campo mi riferisco. Bravo, mi è piaciuto, me la segno? No, me la segno questa. È difficile, poi insomma io sono tanto passionale nel mio lavoro, mi piace, è un rapporto viscerale, per cui si riesce veramente a vivere non in maniera serena quando si è lontani dai campi, però insomma colgo l'occasione per andare in giro, per vedere partite, vedere anche il lavoro di altri colleghi, per cercare di rubacchiare qualche idea. Ne approfitto per cercare di migliorarmi e di interiorizzare altri elementi che possono sicuramente interessare più avanti. Hai visto la Maceratese come gioca? Di la verità, guarda. Ma io sono obiettivo . E ho avuto anche modo di confrontarmi sia con lui che con il suo direttore, che è Cicchi. È stata una partita di due volti, il primo tempo nettamente a favore della Maceratese, dove, come diceva anche Guido stesso, meritavano di fare 3-4 gol. La partita poi è cambiata, l'inizio della gara è cambiata con l'inserimento di, a mio avviso, è un giudizio prettamente personale, di La Vista quando è entrato nel secondo tempo, e nonostante comunque quella presenza e il dominio territoriale da parte della Civitanovese, hanno avuto una grandissima occasione con una traversa che hanno anche preso su contropiede così negro, e poi alla fine, come diceva il mister, hanno avuto la bravura e la fortuna di crederci fino in fondo e vincere la partita al 91esimo su calcio di punizione. Però devo dire che ho visto una bella squadra in sintonia, stupenda, bellissima da vedere, con il pubblico, con la dirigenza, è veramente un ambiente invidiabile. E poi, tra le altre cose, ripeto, avendo questa amicizia con Claudio Cicchi, so che tipo di lavoro stanno portando avanti, quindi è un discorso di... Anche il fatto di non aver cambiato rispetto allo scorso anno, hanno inserito due o tre elementi, ma questo ha agevolato anche il lavoro di... È sinonimo, ma agevolato perché voluto sicuramente da Guido, perché aveva un gruppo già forte, vincente, una mentalità vincente, quindi ha ritenuto opportuno proseguire su quella strada, e i risultati stanno dando ragione, anche perché insomma io credo che per fare determinati campionati non c'è bisogno di grandissime stelle, ma gente che ha voglia di lottare, di migliorarsi, di superarsi e di vincere delle difficoltà come stanno facendo loro. L'esempio lampante è quell'atleta di 38 anni che, nonostante l'età, nonostante la carriera, Bucci, è ancora lì
che sta fremendo per aspettare la cosiddetta occasione per riuscire a dare un contributo. Questo è sinonimo di serietà e di professionalità. Quando hai questi ingredienti fai presto a vincere. Ha smaltito l'amarezza dello scorso campionato? No, assolutamente no. No, perché mi sento il primo responsabile di una situazione che ho voluto io, che mi sono battuto per crearla, nonostante difficoltà ci credevo, però non avendo avuto la possibilità di portarla a termine sicuramente mi ha amareggiato. Ma fa ma parte si sente tradito da qualche giocatore? No, assolutamente no. No. Uno deve avere la consapevolezza, la coscienza che le cose vanno fatte in una certa maniera e io l'ho fatta. Poi siamo sotto al cielo, può capitare qualsiasi cosa. Io con da atleta... È mancato tanto così per salvarsi? Sì, veramente. Mancava veramente poco, mancava un po' di convinzione, però insomma la convinzione è data dal lavoro, dalla serenità di tantissime situazioni che l'anno scorso sono venute a mancare, però nonostante tutto, ripeto, le problematiche ci stavano, ma nonostante le problematiche io ci credevo. Ripeto, c'è la consapevolezza di aver dato il massimo, così come mi era capitato anche da atleta quando avevo fatto grandissimi campionati e nonostante quello sono anche retrocesso, quindi voglio dire, fa parte del gioco, bisogna avere la forza di rimettersi in piedi, di camminare e non perdere la propria dignità e identità. Federica, dobbiamo fare il punto però adesso. Sì. Il campionato di Serie D. Sì, con il servizio di Accura di Luca Zarroli. Vediamo. 8 squadre concentrate nello spazio di appena 3 punti. L'equilibrio appare la costante dopo 6 giornate nelle girone F della Serie D. In vetta alla graduatoria la Maceratese, fermata sul pari dal Termoli, è stata agganciata dalla Vispesaro, che ha iniziato a vincere anche in casa. Dietro le distanze si sono accorciate con San Benedettese e San Cesario, che si sono riavvicinate alle battistrada. La Viternina, la migliore fino ad ora tra le abruzzesi, rappresenta lo spartiacque tra l'alta e la bassa classifica, dove stazionano l'Angolana, che incassa 4 reti ai Isernia, il San Nicolò, che sta vivendo una fase decisamente difficile sul piano dei risultati, e il Celano, ancora secco di vittorie, che fino a questo momento ha totalizzato appena 3 punti. Storicamente parlando, il girone F ha sempre fatto dell'equilibrio la sua costante, considerazione che calza a pennello per descrivere l'andamento della stagione dopo il primo mese di campionato. Chi a bocce ferme doveva recitare un ruolo da protagonista, Ancona e San Benedettese tra tutte, deve rincorrere ma le distanze sono talmente ridotte nei quartieri nobili della graduatoria che tutto è ancora in piena evoluzione. In chiave abruzzese va sicuramente evidenziato il rendimento della Viternina, che trascinata dal bomber Molinari, al comando della classifica cannonieri con Sereti alla pari di Melchiorri della Maceratese, mostra di avere una sua precisa fisionomia. Identità che al contrario deve ancora trovare il San Nicolò, ancora alla ricerca di precisi equilibri e che paga dazio ad errori come domenica scorsa ha scoppito decisamente grossolani. Per i biancazzurri urge una scossa che dovrà arrivare sin da domenica prossima sul campo del San Cesario, formazione costruita per ben figurare. La salvezza resta l'obiettivo massimo per l'Angolana, che domenica riceverà la visita della Vispesaro capolista, e per il Celano, decisamente rinnovato dopo la retrocessione dei professionisti e che attende il Città di Marino per brindare al primo successo in campionato. Allora, abbiamo degli sms, poi vedremo il quadro del prossimo turno del campionato di Serie D, un San Nicolò che purtroppo non sta andando bene, ieri la prima sconfitta in trasferta ovviamente ha fatto male contro la Viternina perché poi il 4-2 è pesante al di là dell'assenza di Costantino, però ci sono degli sms, li leggiamo, non li commentiamo perché siamo in dirittura d'arrivo, questa sera dobbiamo chiudere con qualche minuto di anticipo, andiamo allora. Il Colonia Paese non è Giglio. Vabbè, questo lo sapevamo. Perché c'è questa storia legata al fatto che il Giulianova abbia acquisito il titolo del Colonia Paese. Torneremo grandi tra le grandi. Parola del benzinaio giallorosso Vincenzo. Noi lo auguriamo, è chiaro Enzo, vero? Il Giulianova tra i professionisti quanto prima. Ancora avanti, però il cammino è lungo, purtroppo. Io posso non condividere un'analisi del signor Gustavo Bruno, ma non gli attribuirei mai del trombone. Fa parte del mio stile e rispetto. Pazienza, Antonio. Gustavo. Che vuol dire? Perché tu hai detto... Vabbè, andiamo avanti. Trombone, che significa? No, trombone vuol dire, cioè, diciamo, uno compassato, uno che sta lì, commenta, però... Come nella politica, il vecchio trombone è quello che è sempre presente, magari si candida, non viene eletto, però sta sempre con le mani in pasta, possiamo dire così, Gustavo? Un po' di pasta, siccome ci stessa, gli dice un guardo. Andiamo avanti con gli sms. Eccolo qua. Il primo tempo non abbiamo fatto un tiro in porta, ha ragione Gustavo. L'analisi era giusta quella di Gustavo.
È anche vero che poi il Teramo ha colpito due legni, andiamo. Il tifoso Lanfranco non può parlare perché lui non è venuto mai a vedere il Teramo in promozione in eccellenza, veri tifosi. E questa è la risposta dei tifosi. Ce l'aspettavamo per la verità una replica da parte dei tifosi al Lanfranco Core? Il Sulmona è superiore al Giulianova, forse già loro si sono stati troppo considerati, ma i campionati non si vincono con il blasone degli anni passati. Questo lo voglio chiedere, lo voglio girare ad Enzo De Dominicis, questo sms, pensiamo di essere d'accordo comunque. Noi lo abbiamo detto anche ieri allo stadio. In tribuna stampa l'abbiamo detta, ma assolutamente sì, e che naturalmente il Giulianova è stato rispettato all'inizio del torneo in quanto aveva il blasone, le squadre i primi 20-25 minuti abbiamo visto un arbitraggio qualificato. Ma ci sta, ci può stare un arbitraggio del genere, però diciamo che l'involuzione è data anche da questo, che adesso non c'è più il timore riverenziale che avevano le squadre di fronte al Giulianova. Hanno capito che purtroppo questo Giulianova non fa così paura come dovrebbe, per cui è estremamente più facile adesso affrontarlo. È un problema questo qui, è un problema. Sì, è un problema perché poi diventa difficile recuperare il terreno sulla capolista, non solo sulla capolista, perché le squadre poi sono sette squadre. Sette partite, Giuliano, due le hai perse, due le hai pareggiate e poi soprattutto nelle ultime partite, mentre le altre stanno venendo fuori, il Giulianova si sta... Ancora non con il freno a mano, ma sta peggiorando la situazione di un'involuzione. Un'involuzione che è preoccupante, allarmante. Ancora un sms, leggiamolo, eccolo qua. Vai Federica. Il calcio accende il cuore, accende il cuore e scatena l'istinto. Qui di calcio si vive. Qui, quando l'evento è straordinario, esplode il delirio. Grande Enzo, ricordi? Ripartiamo tutti insieme, sempre e solo Giulianova. Questa è una tua frase, sì, te la ricordi? Sì, quando fu fatta tanti anni fa. Un'alba giallorossa. Un'alba giallorossa in onore di una promozione. Sì. E questo significa che a Giulianova il calcio è sentito. Ci sono i cosiddetti impagabili che hanno seminato bene, si vede in curva quello che hanno seminato. Giulianova soffre, ancora non riesce a metabolizzare la scomparsa dal grande calcio, questo è il vero problema. Adesso invece il quadro del prossimo turno del campionato di Serie D, siamo anche qui all'ottava, settima giornata, l'ottava si giocherà invece in eccellenza, la settima giornata, Federica, il turno, leggiamolo assieme, eccolo qua in arrivo grazie alla nostra regia, a Sergio De Angelis, ai comandi, vai. Ancona Fidene, Astrea Amiternina, Celano Marsica, Città di Marino, Civitanovese Termoli, Jesina Recanatese, Maceratese San Benedettese, Olimpia Agnonese Isernia, Renato Curiangolana Vispesaro, San Cesario San Nicolò. Lasciamo un attimo il quadro perché voglio coinvolgere mister Di Fabio. Allora abbiamo intanto un derby, voi questo è il terzo derby della stagione mister che sì. Disputate, vero? Perché avete affrontato... No, il quarto. Il quarto, avete affrontato anche la Jesina? No, Maceratese, Civitanovese, Ancona, Vispesaro, adesso la Sammettese. E la Sammettese, è vero, quindi mi manca la Jesina, giusto? Manca la Jesina, sì. Allora, c'è questa sfida... E la Recanatese. E la Recanatese, parlavo delle alte sfere, comunque anche ovviamente con la Recanatese, forse più derby rispetto a sì, tutti gli altri. Sì, siamo nella città più vicina. Esatto. Maceratese e Sammettese è il big match della giornata, mentre l'Ancona affronta il Fidene, che all'inizio la formazione laziale veniva accreditata di grandi numeri, in realtà è a picco. Che pubblico vi aspettate per domenica? Domenica. Perché da San Benedetto arriveranno in 1000, no, 1500, vero? Noi ci auguravamo prima delle partite domenica scorsa, di quelli di ieri, di fare risultato noi e che la San Benedetto vincesse, proprio perché con l'entusiasmo dei tifosi sammettesi e dei nostri tifosi domenica ci si aspetta sicuramente uno stadio pieno, dove 4.500. Non ti nascondo che è bellissimo starci, è bellissimo vivere e godere si quella giornata. Certo, il nostro stadio, i nostri tifosi sì. Sono calorosissimi e ci stanno dando una grandissima mano. Conosco molto bene anche quelli della San Benedettese, ho giocato 4 anni lì, quindi
Ci auguriamo solamente che ci sia un vero spettacolo sugli spalti. E Vito, noi dal campo. Mister, l'ultima partita che hai giocato con la San Benedettese, quanto tempo fa? Avevo 22 anni, quindi ce n'ho 47, 25 anni fa. Ero giovane. Però tu hai giocato a calcio sino a qualche anno fa? Io l'ultima stagione dei professionisti l'ho fatta a Chieti, a 39 anni. E poi ho continuato a giocare nel mio paese fino a 43 anni. E mi risulta che proprio contro il giocando con il Chieti sei stato sempre uno dei migliori in campo. Sì, feci una grandissima stagione quell'anno. Che anno, mister? Nel 2003-2004. Ah, proprio. Comunque è stato uno straordinario campionato, perché me lo ricordo. L'anno prima vincemmo il campionato col Pescara, dalla C1 alla B, poi andai a Chieti. È vero. Allora, anche col Pescara hai disputato delle ultime un anno stagioni. E mezzo. Un anno e mezzo. Sì, abbiamo vinto il campionato, sì. Un anno meraviglioso, capito così. Poi correlato da una grandissima delusione di non essere rimasto, perché avevo fatto veramente molto bene, dopo tante promesse di alla fine poi non sono rimasto. Una grandissima delusione mia e anche dei tifosi del Pescara, perché si era creato un rapporto veramente eccezionale. Tu saltasti una partita con la maglia del Pescara contro il Giulianova? Hai giocato una partita con... Una l'ho saltata, una l'ho giocata. È vero. Ero infortunato. A Giulianova, credo, vero? Esatto, sì, me lo ricordo. Forse finì 1-1 Enzo quella partita con il Giulianova, che disputò una grande gara, e il migliore in campo fu Pinna, il portiere del Pescara, con 5 grandi interventi e poi un rigore parato straordinario. Quell'anno lì non c'ero io, però Pinna non stava con me. E chi era il portiere? Il portiere c'era mi ricordo. Vabbè, c'era un lab, può succedere. Allora, abbiamo visto il quadro del prossimo turno. Santarelli, altro portiere straordinario. Forte. Ma il Pescara ha sempre avuto grandi portieri, però. C'aveva anche un ottimo preparatore. Quindi... Bordoni? No, c'era quello di Giulianova, che se poi ha seguito Giampaolo sempre. Non me lo ricordo. Io mi ricordo che ha avuto per un periodo Bordoni, che è stato anche un grande portiere del Pescara. Pescara, Però c'era, questo la vecchiaia, se gioca brutti scherzi, non mi ricordo i nomi. Non importa, mister. Si comincia così. Allora, ancora qualche minuto, velocemente. Adesso il campionato di eccellenza. Tuccella, scusa. Ah, Tuccella, che adesso è a Giulianova. Adesso fa parte dello staff del nuovo Giulianova. Tuccella ha seguito poi Giampaolo. Poi c'era lui, capito? Città di Giulianova. Città di Giulianova, viene a precisare Gustavo Bruno. Ex Colonia. Esatto, ex Colonia, un po' come era il Real Teramo nell'anno della promozione, vero? Allora, del campionato di promozione. Allora, a parte la battuta, il campionato di eccellenza, vediamo subito il quadro dei risultati. Capistrello, Francavilla, Federica. 4-1, Casalingo Contrada, Sporting Ortona 1-2, Città di Giulianova, Vasto Marina 0-0, Guardia Grele Sulmona 0-1, Montorio 88, Civitella Roveto 0-0, Rosetana Pineto 2-2, San Salvo Alba Adriatica 1-0, Sant'Egidiese Altin Rocca 1-2, Torrese Miglianico 2-2. La Torrese che vinceva 2-0, poi alla fine si è fatta rimontare. La classifica, eccola qua. Abbiamo in testa Civitella Roveto con 16 punti, Altin Rocca Sulmona 14, Capistrello Emilianico 13 punti, Montorio 88 e Pineto 12, Città di Giulianova 11 punti, Sporting Ortona 10, Vasto Marina 9 punti, Guardia Grele, San Salvo e Sant'Egidiese 7 punti, Casalingo Contrada e Rosetana 6, Torrese 5, infine Alba Adriatica e Francavilla con 4 punti. La Sant'Egidiese ne dovrebbe avere 6 di punti, perché ha avuto un punto di penalizzazione un paio di settimane fa. Comunque questa era la classifica, adesso invece ci facciamo il punto sul della situazione, sul punto sul campionato di eccellenza.
Sulmona e Altirrocca all'inseguimento della capolista Civitella Roveto. Approfittando dello 0-0 tra il Montori 88 e i rovetani, salvati dal loro portiere Di Girolamo in almeno tre situazioni, il vantaggio di Dos Santos e compagni rispetto alle inseguitrici si è assottigliato a soli due punti. Gli ovidiani hanno inanellato un filotto di partite che ha permesso di compiere un bel balzo in avanti. L'ultimo successo sul campo non facile del Guardiaclere ha permesso alla formazione di Meco Monaco di piazzarsi al secondo posto, anche se in condominio con l'Altirrocca, che è andata ad espugnare il campo della Sant'Egidiese. Nessuna delle formazioni teramane ha fatto bottino pieno, il Giulianova è stato fermato 0-0 dal Vasto Marina. Gli aragonesi hanno giocato una buona gara in fase difensiva, concedendo poco ai giallorossi, che ancora una volta hanno dimostrato di avere limiti in fase offensiva. Ma anche di impostazione, visto che l'assenza di Olivieri è pesata come un macigno, costringendo il tecnico Pagliaccetti, squalificato, che ha seguito la partita dai distinti, a schierare un nuovo modulo, il 4-4-2, per la prima volta in questa stagione. La società tiene ancora sotto osservazione Pagliaccetti, la cui panchina non è più tranquilla. Male anche l'Alba Adriatica, sconfitta a San Salvo, l'ultimo posto in classifica per la squadra rossoverde, assieme al Francavilla, strapazzato 4-1 da un sorprendente Capistrello. Il derby tra la Rosetana e il Pineto è terminato 2-2 con i biancazzurri di Brunozzi, che hanno sbagliato ben due calci di rigore. Un punto importante per entrambe le formazioni, perché la Rosetana allontana l'ultimo posto e porta tre partite consecutive la serie utile. Il Pineto invece è immediatamente a ridosso della zona playoff. Ottimo il pareggio conquistato dalla Torrese, che ha ospitato il Forte Miglianico. A dire il vero, alla formazione di Maiorani, che si era portata sul 2-0 dopo pochi minuti, è mancato lo spunto per mantenere il doppio vantaggio. È comunque un punto che fa morale, soprattutto classifica, dopo una serie nera che durava da ben quattro partite. Lo scontro diretto dei bassifondi tra Casalincontrada e Sporting Ortona se l'è aggiudicato la formazione ospite 1-2, che ha inguaiato i locali. Enzo, abbiamo visto l'occasione di Improta dinanzi al portiere, ha calciato addosso anche di destro, male, poteva forse calciare di sinistro, a giro, poteva fare tutto tranne quello che ha fatto. Ma io direi che è sintomatico, quella immagine di quel gol mancato da Improta è sintomatico dello stato di salute attuale del Giulianova, quindi si può racchiudere in tutto in questa azione che, ribadisco, la dice tutta, insomma, sulla incapacità in questo momento del Giulianova di affermare quello che dovrebbe essere il potere di una squadra che, se vuole, deve vincere il campionato. E ieri allo stadio i tifosi del Giulianova, lo abbiamo detto anche nel servizio, hanno intonato cori per Emanuele Zanna, deceduto una settimana fa in circostanze ancora non chiare. Questa mattina alle 10.30 sono stati celebrati i funerali nel Duomo di San Flaviano e c'erano appunto tanti tifosi nel ricordo di Emanuele Zanna. Allora, abbiamo qualche sms, noi abbiamo tolto già da diversi minuti il numero, ne sono arrivati tantissimi, però siamo in chiusura. Federico. Al mister Di Fabio e al mister Fontana, siete due grandi allenatori, paride. Tra l'altro due grandi persone, io ho avuto modo di conoscere soprattutto mister Fontana lo scorso anno, Guido Di Fabio lo conosco da quando era calciatore, insomma è stato un grande calciatore, quindi conosco... Lui più di me. Sì, lui prima, però almeno lui ho avuto modo di conoscerlo con la Sant'Egidiese lo scorso anno e ha fatto giocare bene la sua squadra per lunghi tratti, peccato per poi l'esonero, la retrocessione alla Sant'Egidiese. Ancora Federica, abbiamo sms... Rivedere uno stadio con quasi 1000 spettatori sembra incredibile. Peccati scarsi risultati. Sì. Ma torneremo grandi, noi siamo il Giulianova. È vero, ieri c'erano quasi 1000 spettatori, Enzo può confermare. Eccoci qua. Per Letta & Company, i soldi chi li mette? Diciamo la realtà. Dai, ci vuole i soldi. Praticamente devono uscire i fiorini, gli scellini per fare una squadra competitiva. È davvero tutto, noi dobbiamo ringraziarci. Vediamoci subito, il prossimo turno è il campionato di eccellenza, perché siamo alle battute finali, si gioca l'ottava giornata di campionato, il Giulianova affronterà in trasferta la Rosetana, si tratta del derby tutto teramano, tra l'altro tra due dirigenti che si conoscono benissimo, Gino Iachini, presidente e dirigente della Rosetana, e Ferdinando Perletta, dirigente, attualmente massimo dirigente della città di Giulianova, come tiene a precisare Gustavo Bruno. Federica, altro derby teramano, Alba Adriatica Montorio. Sì, Altirrocca Guardiagrele, Civitella Roveto Pineto,
Miglianico Casalincontrada, Rosetana Città di Giulianova, Sporting Ortona San Salvo, Sulmona Capistrello, Torrese Sant'Egidiese e Vasto Marina Francavilla. Ci sono tre derby teramani, Torrese Sant'Egidiese, Alba Adriatica Montorio, Rosetana Città di Giulianova. Staremo a vedere mentre il Pineto renderà visita al Civitella Rovetola capolista. È davvero tutto, Federica, noi dobbiamo ringraziare i nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia questa sera. Grazie come sempre a Gustavo Bruno, che domani mattina ritroverete prima di tutto con Dorotea Mazzetta e la sua A Ruota Libera, e si parlerà ancora del mistero di mezzanotte, se non vado bravo. È vero. Il giallo di mezzanotte. Il giallo di mezzanotte, è vero. Grazie a mister Fontana, Gaetano Fontana, grazie in bocca al lupo, speriamo possa trovare quanto prima una panchina. Grazie. Perché lo merita davvero. Grazie anche a mister Guido Di Fabio, in bocca al lupo per domenica prossima. Ci sarà una certa emozione perché lei è allenatore della Maceratese contro il suo passato. Le emozioni ormai superate. Grazie a Enzo De Dominici e noi ci ritroveremo a Roseto, ci tocca questo campionato purtroppo, ma lo affrontiamo con allegria, è vero Enzo? Grazie a Federica D'Ippolito, che ritroveremo ovviamente in nostra compagnia anche lunedì prossimo. Grazie per averci seguito e grazie soprattutto per i vostri sms. Arrivederci.